Telespettatori, ben ritornati in diretta naturalmente con noi. Quest'oggi riaffrontiamo un tema a puntate a tappe che abbiamo percorso più volte quindi una sollecitazione a cui ne teniamo moltissimo. In collaborazione naturalmente con lo SPI CGL del Veneto. E quindi vi presento subito le nostre ospiti poi andiamo nel merito anche della trasmissione. L'ho già anticipata prima durante la puntata dell'Iscio Insieme. Quindi ben arrivata a Rosanna Bettella, segretaria generale dello SPI CGL Padova. Grazie di essere eh, qui con noi. A tutti. Anna Martellozzo, segretaria dello SPCGL Padova, grazie anche a lei. Allora, il tema è questo. Vogliamo un po' approfondire quello che sarà l'argomento che verrà trattato in modo particolare, ma poi ne avrete anche uno stralcio ben preciso con dei servizi. Eh, domani pomeriggio a partire dalle 15 presso la sede IRA di Selvazzano dentro, ci sarà provincia di Padova, eh, un momento di confronto molto importante e significativo eh, sul progetto che si sposta sul territorio eh, regionale, di provincia in provincia, di territorio in territorio, aprite quelle porte chi e a che cosa, a, a tutti indistintamente, persone anziane e meno anziane e anche le famiglie di coloro che poi entrano in qualche modo, devono accedere o vorrebbero accedere o si trovano costretti ad essere certo. all'interno delle case di riposo, centri servizi per anziani e quindi cercare di svecchiare il concetto di aprire queste porte e rendere i centri fruibili alle persone indipendentemente dal fatto che ci siano dentro e se ci sono dentro che questi possono essere maggiormente eh, aperti, quindi una, una struttura molto elastica sul territorio. Questo perché? Perché c'è un bisogno di assistenza, di sanità, di tutto quello che è l'apparato che gira attorno all'anziano, soprattutto non autosufficiente. E perché naturalmente eh, adesso in questo momento di crisi non tutte le famiglie possono permettersi di eh, far sì che il proprio anziano in un autosufficiente vada nella casa di riposo, ma d'altro canto è anche scorretto, e su questo lo ribadiamo spesso, che sia la donna di casa che rinuncia al proprio lavoro magari a 55 anni, poi non lo ritroverà più, attenzione, la volta uscita non entra più, e che si faccia carico anche di questi oneri di carattere familiare, perché allora è un sistema che si eh, capovolge su se stesso. Come fare? Lo specisiere sta studiando, vangando diversi percorsi per cercare di far sì che si trovino anche delle vie di, vie di intermezzo per alleggerire le famiglie, per dar sollievo all'anziano, per in qualche modo supportare. Questo sistema, che è legato a un tempo passato, che non c'è più. Le cose cambiano rapidissime, bisogna che anche le strutture si adeguino ai cambiamenti. Il tutto anche alla luce, l'abbiamo visto più volte, di un piano sociosanitario regionale Veneto che è cambiato e che pretenderebbe avrebbe certe aspettative dove la domiciliarietà è più forte, ma può essere così se non esistono tutti i servizi di supporto e quindi, e quindi punto di domanda. Vediamo le risposte che darà il territorio di Padova, qual è la situazione delle case di riposo dei centri servizi per anziani in quest'ambito. Di provincia in provincia, di territorio in territorio, una campagna comunque che voglio ricordare nazionale torna come sempre in ogni città. Questa Rosana Bettella, diciamo che eh, prima della pausa estiva l'ultima sì. provincia insomma, sì. territoriale che, sì. dove vi portate. Sì. E cosa, che cosa ne volete far emergere? Perché il parterre è molto interessante, lo dico così sì. dopo eh, anche chi è interessato a partecipare aperto al pubblico. Certo. Quindi potete intervenire e anche fare le vostre domande in occasione di questo incontro. Claudio Sinigaglia, beh, Rosana Bettella, dovrà fare il discorso sì. introduttivo. Claudio Sinigaglia, consigliere regionale che all'interno è vicepresidente della quinta commissione della regione Veneto, Fabio Verlato, assessore ai servizi sociali del comune di Padova e tra l'altro presidente della conferenza dei sindaci dell'US 16, il dottor Alessandro Pigatto, direttore dei servizi sociali Dell'azienda US16, il senatore Tino Bedin, presidente Alta Vita dell'Ira, Andrea Castagna, segretario generale CGL Padova, avrà alcune castagne da togliere dal fuoco in questo momento tra l'altro, e Aldo Marturano Sferra, segretario generale Funzione Pubblica CGL Padova. Ci sarà Rita Turati, segretario generale dello Specie del Veneto, che trarrà poi le dovute conclusioni. Sì, da questo incontro beh, noi ci aspettiamo intanto che. Eh, ognuno per la sua parte, no? per l'ambito che, che segue, che riveste, eh, possa dare uno spaccato di quella che è la situazione della nostra, della nostra realtà, perché eh, si sta sempre, più, sta sempre più diventando difficoltoso l'iter, il cammino, il percorso che una persona non autosufficiente eh, e la sua famiglia deve fare per trovare la giusta, la giusta risposta. Eh, diceva bene lei: prima il problema della domiciliarietà che, secondo noi, deve essere eh, insomma, il primo punto di forza per eh, l'assistenza alle persone non autosufficienti, ma se non ci sono i servizi a supporto diventa molto difficoltoso. E laddove non c'è un contesto familiare, un contesto sociale in grado di reggere eh, questa domiciliarietà bisogna che ci sia una risposta eh, altrettanto importante, altrettanto di qualità eh, nelle strutture residenziali. Strutture residenziali che anche nella nostra realtà sempre di più stanno diventando, eh, stavo, mi veniva in mente cronicario, ma, non, non, ma sempre persone, sempre più gravi, no? che eh, entrano e, che, e finiscono la, la loro vita e tanto che anche i dati ci parlano di eh, una permanenza nelle strutture sempre più breve. Gli ospiti ormai oltre ottantenni entrano e, e, e sempre più gravi, con pluripatologie, con uh, gravi demenze. con... Uh... Eh, infatti qui si innesca un meccanismo molto particolare e, e sottile, e... perché questa... Diventa non una struttura, secondo me, casa di riposo in senso tecnico, ma siccome voi partite dal principio costituzionale, articolo 32, di mm -hmm. sanità, che deve essere tutelata la salute delle persone, bla bla bla, come il lavoro, no? Soliti certo. discorsi di questa Costituzione, cosa ci sta a fare, chiedo io. Bisogna partire da questo, hanno problemi di non autosufficienza, sono quindi malati, certo che sono malati, e perché allora questo carico economico che grava su di loro, sulle famiglie, su, su tutto è assurdo questo discorso. E... Allora, diciamo che certamente sono oh, situazioni molto gravi, ma sono molto gravi, molto, è un carico molto pesante, diciamo da un punto di vista assistenziale eh, certo. non eh. da punto di vista sanitario perché la, bisogna distinguere fra fase acuta quando uno ha una, ha una patologia ed è in una fase acuta in cui ci sono bisogno di cure sanitarie ma nel senso di interventi medici no, e infer, eh, infermieristici che quando ha, eh, sei costretto a ricoverarti in ospedale poi rispetto a certe patologie non c'è la guarigione e eh, eh, Però di sì, non salute no, no, certo. si cioè. cade nella situazione di, eh, eh, in cui ha bisogno di, soprattutto di assistenza, un carico di assistenza che diventa sempre più eh, forte, sempre più importante a seconda appunto delle patologie. Tanto che sono anche previste, oltre che alle strutture di ricovero, anche delle strutture intermedie tra ospedale. E struttura di ricovero o domicilio che sono cosiddetti cosiddetti ospedali di comunità, che sono eh, le unità riabilitative territoriali. Ci sono a provincia previste, di Padova? No, allora c'è una struttura intermedia proprio nella, nostra, nella realtà dell'azienda OLS 16 alla Mandria, ma è l'unica in tutta la provincia e assolutamente beh sì, certo, non, non c'è. No, Quindi anche perché ma adesso fosse. col nuovo piano sociosanitario. Eh, C'è scritto che questi ospedali di comunità eh, sono la risposta esatto. per eh, eh, togliere, come dire, ricoveri impropri in ospedale e teoricamente dovrebbe esserci un ospedale di comunità, almeno un ospedale di comunità in ogni azienda ULS, per cui, e già ci sono le richieste eh, in questo senso nell'Alta Padovana... Mh, Teoricamente si è sempre parlato di 60 posti letto per gli ospedali di comunità. Quindi non è sufficiente quello che c'è? No, assolutamente. Ma la struttura intermedia di Padova, che c'è anche da parecchi anni, è stata quasi una sperimentazione, diciamo, no? E, e, ed è nata a, a ridosso della, di, delle dismissioni dell'ospedale geriatrico. In Infatti, cui sì. per far fronte alla, alla chiusura degenza, del, so. di questo ospedale importante in cui erano ricoverati gli anziani, ma però anche là molti ricoveri impropri perché se non c'era altro Vabbè, un anziano andava là. Allora, quando si, si è decisa la chiusura, eh, sono stati, è stata istituita la struttura intermedia, sono stati eh, riconvertiti i posti letto in ospedale di lungodegenza geriatria. Ed è stato tutto ridisegnato, come dire l'assistenza e il carico assistenziale rispetto agli anziani nella città di Padova praticamente ecco. Ed è rimasta solo quella struttura intermedia che chiaramente ha fatto fronte alle esigenze dell'azienda USA 16. E anche non, eh, del, tutto, non del tutto. Poi l'azienda USA 16 a sua volta si è ingrandita, ha inglobato tutto il piovese. Che prima faceva parte dell'azienda US 14 e adesso mm. eh, ha, in, ha fatto diventare l'US 16, la più grande ULS del, della nostra regione. E in più, eh, a livello di Alta Padovana e Bassa Padovana, questi ospedali. Ma credo che nel, nel Veneto, adesso forse ricordo male. Ma non mi sembra che ci siano altre, quindi altre realtà, è previsto nel piano, sono previsti questi ospedali. Però ancora non ci sono. Però quindi... infatti stiamo aspettando e anche qua uh, speriamo che uh, vengano fuori il più presto possibile le tanto agognate schede ospedaliere schede territoriali. Ma le, le schede territoriali comunque le... erano ferme e bloccate per delle ragioni ben precise, eh? Ed, perché si aspettava un parere che doveva essere emesso, che è finalmente uscito. Sì. Perché senza quel parere le schede non potevano venire fuori. Eh, perché se noi abbiamo un apparato giustizia, ecco. che deve, <ride> ci sono dei pareri eccetera, che non escono, queste non possono venire eh, fuori proprio. Va il bene, adesso Santo. adesso, per dare, ma, adesso insomma, sembra che è tutto, è tutto a posto. Quindi, adesso devono fare i passaggi in regione. Quindi adesso non è ancora tutto a posto. Sì. Perché no, no. devono fare. Le, guardate, i le schede, secondo me, secondo noi. Sono scritte, il problema è che eh, e potevano anche uscire. No, non potevano per, per provvedimenti eh, assolutamente. Una questione, noi, ho studiato bene la comunque. questione, non poteva <ride> giuridicamente uscire. Va bene. Adesso sì. l'ultimo annuncio è che usciranno dopo i ballottaggi: <ride> perché così hanno detto, perché sono anche molto legati alle, ai momenti elettorali, no? certo. perché chiaramente andranno a, a disturbare no? o comunque a. A rendere critiche certe, certe situazioni perché nel momento in cui eh, si decideranno tagli di posti letto, anche se mi sembra che la previsione non è di uno stravolgimento, ma di una contestualmente ed è la richiesta forte che noi come sindacato abbiamo sempre fatto in questi anni. che se escono le schede ospedaliere, contestualmente devono uscire anche le schede territoriali. Dismetto un posto letto nell'ospedale, attivo un servizio, un posto letto in ospedale di comunità, insomma qualcosa Qua che mi compensi quella, uh, quella, quella chiusura. Perché soltanto in questo modo si danno risposte serie alle persone. Perché se no rischi di chiudere posti letto, Ma di, di non avere. avere niente sul territorio, e quindi ancora una volta le famiglie devono arrangiarsi. Ecco, questa è una, una situazione che non vorremmo assolutamente e continuasse continuasse eh, qual è a la situazione nelle case di riposo di eh, allora abbiamo visto nei vari territori provinciali cioè ci sono posti dove le case di riposo ci sono dove è organizzata bene anche la domiciliarità ci sono i servizi eccetera l'assistenza funziona dove però ci sono meno afflussi altri dove le persone stanno tornando indietro per cui le case di riposo stanno cercando ospiti perché hanno, mancano anche eh, sì. allora, soldi per i bilanci qual è la situazione del territorio allora di Padua? io mh, facendo proprio anche in vista di questo di questa iniziativa di domani ho un po' voluto guardare meglio no? con più da vicino queste, queste realtà e, e si scoprono anche delle cose interessanti. Per esempio, oh, le strutture più grandi, quelle che hanno più posti letto, ehm, in qualche modo riescono più facilmente a coprire quando, quando un ospite eh, viene a mancare, a coprire il, il posto vuoto. Perché? Perché più persone chiedono di accedere a quella, a quella casa di riposo, perché dobbiamo sapere che l'impegnativa eh, di residenzialità, la parte che paga la regione per il ricovero nelle, nelle strutture residenziali, eh, sono, a carico, sono personali dell'utente, è l'utente che se la porta dietro, insomma, no? nella, nella struttura. E eh, allora, eh, grosso modo... Più è grande la struttura e più questo problema dei posti vuoti è, è meno sentito. Più la struttura è piccola e più eh, diventa problematico, soprattutto per esempio come nella Bassa Padovana eh, abbiamo avuto negli ultimi anni un fiorire di, di strutture eh, residenziali eh, perché ogni singola amministrazione ha voluto farsi la sua casa di riposo con il rischio veramente che restino, restino posti vuoti, perché addirittura, se non vado errato, ci sono più strutture accreditate, quindi che sono state costruite non, rispetto domande. al bisogno e alle all impegnative, è assolutamente. Allora, se una famiglia deve mettere in casa di riposo una persona e si deve pagare tutto, sia la parte sanitaria che la parte alberghiera, è un costo proibitivo? Assolutamente. Eh, supera i 3.000 euro al mese? Siamo sull'ordine di 3.500, no? 3.500, 4.000. Chi è? Qual è la famiglia che può uh, sostenere un prezzo del genere? I e, e quindi succede che per esempio so di una struttura, ma non, non è la sola, sempre in Bassa Padovana, che è coperta al 50%, sono coperti i, i posti letto. Però nel momento in cui tu sei accreditato e quindi apri quella struttura, l'hai accreditata per il numero totale di posti letto. Quindi devi avere il personale in funzione di quei posti letto. Assolutamente. E quindi quindi... bisogna trovare il sistema per poter riuscire a far fronte a questi costi esistenti dando una mano a quelli che invece non riescono ad afferire le strutture perché non hanno... Io, io il credo che ci deve essere una programmazione più seria, veramente anche il fabbisogno deve essere realistico e le impegnative devono essere adeguate al fabbisogno, ma certo. la regione Veneto su questo da tre anni è ferma. Perfetto, questa è la situazione, questo è il quadro sintetico della situazione. Andiamo ancora ad approfondire la pubblicità. Allora, detto questo, adesso stavolta passo un po' a lei per capire effettivamente ulteriormente la situazione. E il problema dell'autosufficienza è sostanzialmente quello: l'eterno dilemma: perché finché la persona è anziana, eh, è libera, tranquilla, si muove e fa una scelta consapevole di andare in quella struttura, perché per varie ragioni. È tutto un altro discorso, che poi non penso che siano celle chiuse dove uno non può mettere il naso fuori assolutamente e lì il problema non sorge o perlomeno si pone in termini diversi. Eh, stavo dicendo fuori onda, ci sono anche case di riposo che ci hanno interpellato dicendo ma noi creiamo anche dei momenti di diversivo, siamo disponibili perché i nostri ospiti sufficienti, sì. autosufficienti o semi-autosufficienti. anche, anche autosufficienti. Se, ce, se ce ne sono sempre di eh. meno sempre meno è dato per sì. queste Mari. ci stimolano a e infatti ben volentieri. Il problema è la non autosufficienza e qui scattano tutti i problemi. Sei, problemi. E allora vediamo un po' di capirla. Sì. Allora intanto eh, in, in merito al fatto che eh, le persone autosufficienti o quasi autosufficienti non scelgono più di andare in casa di riposo. Eh, Tanti anni fa sì, ma eh, questo fenomeno non succede più. Ormai eh, nelle, nelle case di le case di riposo sono diventate di fatto reparti di lungodegenza. Però eh, io volevo partire dal titolo eh, che abbiamo scelto per queste iniziative, Aprite quelle porte, che è un titolo molto forte. È stato scelto mh, mh, così forte proprio per eh, aprire l'attenzione nel Paese su questo problema perché eh, noi abbiamo eh, il più grande problema che è l'emergenza sul lavoro come pensionati diciamo che eh, il secondo problema è quello delle persone non autosufficienti perché in Italia sono più di 2 milioni e 2 milioni eh, di persone vuol dire il coinvolgimento eh, di milioni di famiglie che vivono sulle, sulle spalle questo problema qua in Veneto sono 120.000 i non autosufficienti, di questi 25.000 sono ospiti nelle case di riposo. Si diceva prima, eh, si parlava delle impegnative, eh, volevo spendere due parole per chiarire eh, cosa vuol dire avere l'impegnativa. Allora, la Regione stanzia un tot di risorse eh, per pagare le spese sanitarie. Eh, necessarie per eh, tenere un anziano in casa di riposo, in base alle risorse può permettersi di pagare la retta sanitaria per un tot di anziani che sono sui 25.000 in Veneto. Il fabbisogno però è, è di un 30% in più. Quindi ci troviamo con persone che eh, non possono per esempio più rimanere nella loro abitazione perché la rete è familiare per una serie di questioni in parte eh, a seconda delle possibilità economiche eh, entrano in casa di riposo pagando una uh, forte maggiorazione perché non c'è Quel contributo eh, che la regione dà a chi viene assegnata l'impegnativa, pur essendo persone che si trovano in situazioni di gravità e di grande bisogno assistenziale, eh, eh, devono o restare a casa e eh, ci sono i servizi nel territorio, ma sono eh, insufficienti l'assistenza domiciliare assolutamente. Ecco, sono assolut assolutamente insufficienti e le famiglie eh, si si devono fare carico di questo, eh, si parlava prima della soluzione che è stata trovata nel nostro paese da anni che è quella delle badanti, eh, il fenomeno che si sta verificando è che le donne in Italia tornano a fare le badanti, abbiamo un 20% di badanti italiani e questa è la dice lunga eh, sulla crisi economica e sulla condizione della donna e sulla mancanza eh, dei servizi. E, e, e quindi di, de, di risorse, risorse destinate eh, a questo problema. Allora, tenendo conto del fatto che l'età media eh, si allunga, che nell'ultima fase della vita un, un po' tutti siamo destinati a non essere più autosufficienti, eh, il nostro paese da anni doveva mettere in atto politiche eh, per affrontarlo, questo problema. Perché? Eh, non dare un'assistenza adeguata alle persone anziane eh, vuol dire non avere rispetto della vita e della dignità umana. E, come dicevo prima, ora eh, in casa di riposo la maggior parte eh, sono persone che hanno bisogno di un'assistenza eh, che è simile a quella che viene data nei reparti di lungo degenza certo. ospedalieri. E per questo. Eh, il piano sociosanitario prevedeva eh, l'istituzione di questi ospedali di comunità si parlava, citata prima, l'Ulse 15 eh, nell'Ulse 15 eh, in, in ognuno dei due distretti sono già predisposti 30 posti letto che permettono a, a, agli anziani che escono dall'ospedale ma sono anco, hanno ancora bisogno di cure sanitarie di essere accolti e di poter eh, trascorrere lì due, tre mesi eh, avendo un'assistenza adeguata, eh, però eh, tutto questo eh, ritarda a partire per eh, il discorso del piano socio-sanitario, per eh, le schede ospedaliere, perché eh, di fatto il piano socio-sanitario e i tagli, che questo prevede di posti letto è già partito, anche se non abbiamo ancora le schede ospedaliere. In molti ospedali i tagli dei posti letto sono stati fatti. E quindi gli anziani fra l'altro il maggior accesso eh, di utenti ai pronti soccorso è fatto di anziani Bene, perché non certo. trovano le risposte nel territorio anche perché poi c'è anche la questione eh. sospesa della disponibilità H24 dei medici esatto. che, che non... eh, eh, manca eh, la medicina di gruppo, tutte queste eh, strutture intermedie che dovrebbero accompagnare l'utente diciamo, dal esatto. medico di base a o all'ospedale o alla casa Ma, di riposo. Tamponando eh. la situazione sì. sanitaria, che sennò apriamo un vortice sì, mostruoso sì. e torniamo mm. su certi temi che ci portano via moltissimo. A questo punto, che cosa può essere fatto per l'oggetto della vostra attenzione, ovvero le case di riposo? perché se sono troppo costose come abbiamo visto mm -hmm. e eh, sono troppo costose e quindi dove eh, ci vorrebbe come possiamo affrontare come possiamo questo affrontare? problema allora. perché o lasciamo tutti che se ne stiano a casa soli perché poi è la consapevolezza che deve essere ben chiara che l'Italia è varia, e variopinta in città come Milano in città come anche Padova e quant'altro non è che l'anziano vive in un contesto di social housing, co-housing di condivisione di spazi di questo sì. di borgo eh, ridente della famiglia felice no? Vive da solo in un condominio di N anche in zone di extracomunitari, sappiamo tra l'altro che chi ha disagio sociale vive in zone anche difficili. Abbandonato a se stesso, la sì. famiglia è da tutt'altra parte e in proiezione futura, viste le prospettive sì. che il sì. govern, i nostri vari governi sì. che si susseguono ci danno, sempre più giovani e non giovani dovranno prendere la valigetta e andarsene via dove trovi il lavoro, come in America, che in America vanno da una parte all'altra degli Stati Uniti. Così sì. dovremmo fare anche noi da una parte all'altra dell'Europa sì, a trovare lavoro. Cominciato. Quindi l'anziano allora, resterà solo, sì. niente famiglia, niente supporto. Chiaro questo? Allora, cosa, ecco, si cosa si questo fa? Questo è il problema. Allora io Posso dirle cosa è stato fatto in Europa? Eh, da anni è stata avviata una politica di alloggi protetti, eh, dislocati nei pressi dei servizi. Eh, esistono in, esistono, esistono eh, in Germania, in Francia, in Italia. In c'è qualche piccolissima realtà dove eh, è partita ma io le dico all'ULS 15 allo, alla casa di riposo di Campo Sampiero, penso saranno 20 anni che hanno fatto un progetto proprio di alloggi protetti alle, co, da costruire fuori della casa di riposo in maniera che le persone anche se non sono più completamente certo, autosufficienti no, no. sono vicine ai servizi possono avere ecco permettere quindi ancora anni di una vita dignitosa ma esistezionano l'IFA no, no, no c'è il progetto ma non, no, ma non sono Padova, stati fatti a Selvazzano dove saremo eh, domani esatto, quindi... eh, vicino eh, alla struttura dell'Ira ci sono anche degli alloggi che avrebbero che hanno questa ecco, questa ma sono utilizzati sì, sono ma anche sì. alla mandria ci, so, ci sono ecco sono, ma diciamo ehm, che nel nostro paese siamo molto indietro rispetto a questo problema a, 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 a rispetto agli altri altri sì, paesi europei dopo, dopo questo si scontra con fatto eh, degli anziani che fanno fatica a lasciare la casa dove hanno vissuto una vita e, e, e quindi trasferirsi in questi alloggi perché sono più vicini uh, alla casa di riposo. No? E, e di solito sono poi in contesti un po' anche fuori, un po' fuori mano. Certo, esatto. e... Questo è vero, però Beh. è anche vero che eh, le scelte che vengono fatte, che vengono eh, fatte conoscere, mm -hmm. un po' alla volta modificano certo. anche la fine. Assolutamente, assolutamente. Ma rispetto al problema che poneva lei, che è un problema di risorse, cosa possiamo fare? Allora io partirei da questo punto. Noi, come paese civile dobbiamo garantire l'assistenza necessaria alle persone fino alla fine della loro vita. Allora, se questa è una priorità come è una priorità il lavoro, certo. come è una priorità l'istruzione, questa è una priorità per mantenere per mantenere civile il nostro paese, ma anche per tutelare il senso di umanità che abbiamo dentro di noi. Perché ma questo se noi, è possibile? Ecco, questo è possibile, chiaramente bisogna destinare più risorse. Allora non è diceva che possibile. Diceva la Rosanna, no no, aspetti, no, no, diceva la Rosanna prima, il nostro paese, fra quelli in Europa, è uno di quelli che investe meno eh, in scuola, in sanità, nel welfare. E, e anche per i non autosufficienti. Allora ci sono delle scelte. Che dovevano essere già fatte da anni, politiche di contrasto all'evasione fiscale, eh, di contrasto alla, corru alla corruzione, ma anche politiche eh, che sono state fatte che hanno tolto risorse, per esempio avere tolto l'ICI, eh, io dico avere salvato l'italianità della Litalia, che anche quelli erano 4 miliardi e mezzo, 4 miliardi l'ICI, cioè le scelte che fa un paese determinano poi eh, l'uso delle risorse ma attenzione se... non tiratevi dei boomerang eh. perché poi vi siete il sindacato che parla anche se eh. ricordate gli anziani perché dopo se parliamo dell'Italia c'è stata la guerra del sindacato che ha tutelato cioè, questi dipendenti in di modo delle indegno tutti sono d'accordo da, eh, che ci sono delle responsabilità però <ride> eh, è stata propagandata in quel momento come un'azione di salvaguardia dell'italianità e poi i costi certo. e, Allora, eccetera. questo è molto questo importante dicevo. che ha detto arrivano diversi messaggi mm. prima, eh, è molto Molto sfiduciati perché prima alcuni hanno detto che alla fine la soluzione è questa: lo Stato se ne frega, tanto i familiari in qualche modo provvederanno perché intanto ormai ci si arrangia e speculano su questo fatto. Poi che si creino persone che, come più volte ci hanno telefonato in altre circostanze, uomini o donne perché dicevo donne, ma sono anche purtroppo anche tanti uomini che perso il lavoro o entrati in cassa integrazione si accudiscono i propri anziani che non lo tengono più in casa di riposo, lo accudiscono come meglio possono, ma mai in modo adeguato. Altri problemi sempre degli italiani: tanto lo Stato se ne frega perché io dico così, e sono convintissima difficile che un ministro abbia la propria moglie che va a fare la badante difficile che un dirigente di qualche ministero vada, abbia la propria eh, figlia che va a fare la badante o che abbia bisogno di una situazione di questo tipo molto molto difficile dubito che abbiano appartamenti di 60 metri quadri dove si trovano uno sopra l'altro in queste condizioni quindi detto questo e avete già capito tutto Bisogna trovare il sistema che eh, in qualche modo si sblocchi qualcosa, perché giustamente la sfiducia è alta. Un Perfetto. secondo, solo che c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno, signorina. Buongiorno, prego, dica. E buongiorno anche alle due signore che non conosco, ma. sono dello Speed CGL Sono molto, molto. conoscono tutta preparate. la situazione. <ride> Io, appunto, preparate. Grazie del suggerimento. Volevo dire che. Eh, Purtroppo le case di riposo sono diventate come gli ospedali e come le scuole. Le spiego perché. Io ho fatto questa analisi. Le scuole oggi sfornano ragionieri, diplomati, laureati che non trovano un posto. Chiaro? Le scuole sono solo un impiego per i professori, per gli insegnanti. questo è un particolare. E le case di riposo Io per lei cosa le sono? Le case di riposo è la stessa cosa. È, un, è una fabbrica che impiega i disoccupati, gli anziani, gli infermieri che assistono i vecchi. Purtroppo il mondo si è evoluto, abbiamo le patanti. e se le ragazze, se le, ragazze, se le signore e i signori vivono di più, è perché non vanno in casa di riposo? Io conosco, ho conosciuto tanta gente che dopo un anno di casa di riposo se ne sono andati in silenzio. Le padanti hanno portato la vita ai nostri vecchi, io ho 80 anni, 80 anni e mezzo, eh, vado per 81, e non eh, voglio andarmene, non voglio andarmene finché sono autosufficiente sto qua, ma eh, quando sono più autosufficiente spero che i miei figli mi prendano la padante, perché se mi mettono in casa del pollo è come se mi fecero una camera a ragazzi. Ma, assolutamente. Ma lei comincia che... a cercarsi a scegliersi la badante che vuole vicino a sé, tanto, <ride> si mette le mani avanti, non lasci che poi scelgano gli altri per lei. Ma intanto... Le donne, guardi, guardi signora, eh, le chiedo scusa, le donne non è che io scelgo una badante, io dico che la donna è un regalo che ci ha fatto Dio, come la vita. Se c'è la donna, noi uomini viviamo di più, eh, sempre so. che abbiamo la pazienza. Abbiamo la pazienza, e il cervello per capire la donna, ma gli uomini quando non capiranno questo sarà troppo tardi. Io vorrei che le donne fossero al governo. <ride> Abbiamo avuto un signora. esempio: che c'è qualcuno che ha fatto Mi qualche creda, guaio, qualche donna, donna ha fatto donne, qualche voi guaio. Donna, non avete mai pensato al sacrificio che fa di famiglia? Gli, gli uomini quando si siedono in poltrona guardano la televisione e lei sta cucendo. Sta stirando, sta lavando i piatti, sta certo. sbrigando le faccende, come dicono, dicevano i nostri vecchi, sbrigando le faccende domestiche. Ma uh. l'uomo quando farà queste cose? Meno male che vedo qualche badante, qualche maschio e qualche badante. Sì, tiro. sì, anche questo è vero, ci sono, Ma incominciano. Meno incominciano. male, meno male. Esatto. abbiamo le porte, giusto il titolo: apriamo le porte e amiamo le donne. Grazie. Grazie del suo intervento, grazie al nostro telespettatore. Eh, no, sono cose importanti certo, anche sono queste. importanti, ma anche importante l'abbiamo detto prima: la, che, che un anziano possa rimanere a casa propria il più a lungo possibile Vabbè, con gli aiuti e servizi che ci vogliono. Che ci, ma questi eh, servizi benedetti. È... <ride> sì. Perché io, allora. io non, non telefono la, le signore che hanno chiamato volte è sempre fa, quello che diceva vado, vado anche Anna prima: è il problema di risorse e di come si spendono male nel nostro paese ma voi Fare adesso siamo all'ultimo appuntamento, per cui eh, si tirano un po' le somme. A fronte di questi soldi che vengono tagliati dallo Stato, di questa oscurità, di questo prosciutto davanti eh, agli occhi e alle orecchie, volete, cioè, pensate di intraprendere delle azioni forti? Perché avete raccolto Beh, dei sì, dati. Allora, noi intanto abbiamo vertenze nazionali, vertenze regionali e il tema della non autosufficienza è il tema principale accanto a quello della rivalutazione delle pensioni perché è anche un problema Bravissima, di reddito no? è un problema di reddito e, e quindi su questa battaglia andiamo avanti abbiamo a livello regionale abbiamo una legge 30 eh, del 2009 proprio il, eh, sarebbe il fondo per la non autosufficienza che di fatto è, è, è costituito soltanto da, dai soldi che già si... Si spendono no? senza mettere risorse nuove, assolutamente. Ha fatto soltanto una fotografia dell'esistente senza mettere risorse nuove, ma per affrontare la non autosufficienza fino in fondo ci sono bisogno invece di ulteriori risorse. Assolutamente. Di ridisegnare no? l'assistenza domiciliare, fare di... eh, residenziale e quant'altro. E, e, e poi bisogna anche ripensare a come vengono erogate, um, erogati i contributi alle famiglie, perché pensiamo all'indennità di accompagnamento che viene data a tutti in maniera distinta senza uh, tener conto del reddito. Assolutamente. E, e questi sono soldi cash che vengono dati, e, e dopo, però, ci mancano invece le risorse per mandare a casa dell'anziano che vive da solo con un certo no, numero no, di ore adeguato, l'operatore sociosanitario, no? eh, l'infermiere, perché sempre più richieste, ma sempre meno minuti di assistenza che vengono dedicati. Chiarissimo, rispondiamo anche poi al messaggio, rapidi, perché stiamo andando verso la conclusione, pubblicità. Allora, eh, ci è arrivato anche un messaggio poco fa che faceva riferimento al proprio anziano, al proprio genitore, che eh, doveva stare in una struttura di sollievo, una RSA. un sì, posto di so cosiddetti posti di sollievo. Che però non l'hanno accettato, si vede che non avevano posto. Eh, questo perché, è gravissimo. Perché sono comunque un numero di posti limitati. limitati mm. e. E c'è anche là, c'è una gradatoria Ma allora questo è un sistema che si veramente sì. allora, si. chiede al lavoratore finché al posto di lavoro che dia la massima disponibilità, non ci sono più, ci sono difficoltà a dare i permessi e quant'altro perché l'azienda ne ha sempre meno di lavoratori, deve portare la massima redditività. Una persona mette praticamente in discussione il proprio posto di lavoro perché magari chiede dei permessi e delle cose perché ha un carico familiare, eh, umanissimo, però ha un carico familiare che non riesce a far fronte. La struttura pubblica, intanto paga le tasse, tutto. Resta non provvede in questo senso, mi sembra che sia qualcosa co che giusto, che non eh, funziona sì, proprio. Eh, sì, esatto, eh, però sa anche questi posti sono organizzati e sono decisi, eh, programmati, diciamo quindi. Eh, ci farebbe piacere se questa signora magari contattasse il sindacato pensionati di Padova e noi potremo verificare eh, l'istituto, capire. Ecco, capire e metterci in contatto anche con Bravissima. la casa di riposo. Bravissima, allora detto questo, eh. diamo le istruzioni per l'uso. Allora, il nostro numero di telefono del sindacato pensionati di Padova 049 8, eh, 8, aspetta, 8 8 8944285 Allora comunque ecco. si trova SPICIGL Padova si trova anche sì. sull'elenco sì. telefonico sì. molto sì. Più sì. semplice le sedi dello SPICIGL, ma poi ecco. anche punti... tutte le sedi che ci sono sul tutta la provincia ecco. assolutamente a ecco. livello di ogni regione perché ci seguono anche dall'Emilia Romagna eccetera ecco. quindi stiamo ecco. parlando io volevo dire anche una cosa in alcune case di riposo non tutte ci sono i comitati degli utenti ecco eh, con pochi noi siamo in contatto, però è fondamentale che ci sia una relazione sindacato che rappresenta e, e familiari degli utenti, perché se i problemi vengono raccolti, è un modo per poter intanto farli e trovare delle strade. Poi, eh, se c'è ancora un secondo, si parlava prima di risorse, volevo dire questo. Allora, in Italia c'è per i non autosufficienti la pensione cosiddetta accompagnatoria, sono 500 euro viene data a tutti. Per questo, come diceva Rosanna prima, in Italia ave, viene, vengo, viene dato sostegno economico a una grandissima platea rispetto sì. a, a, a altri paesi, ma minore. Cioè se pensiamo che Agnelli, se era un autosufficiente, anche sì, lui avrebbe gente, avuto diritto, ecco, credo che su questo punto po si potrebbe arrivare a una razionalizzazione in maniera da poter dar di più a chi ha più bisogno. E con l'occasione cogliamo l'occasione anche di ricordare che la Regione Veneto dal primo gennaio del, di quest'anno ha sospeso gli assegni di cura, che sono contributi che venivano dati alle Le famiglie con una persona non autosufficiente, contributi da 50 a 500 euro a seconda dell'ISEE certo. che era 16 mila. anche 000. del carico Ed assistenziale, sì, quello ecco. eh, Per cui eh, le famiglie ancora di più si trovano in gravissima difficoltà e per cui insomma oggi noi eh, che concludiamo questa, questo periodo come dice, di attenzione eh, vogliamo sollevare nel paese l'urgenza e l'emergenza rispetto ai drammi che vivono milioni di famiglie milioni di famiglie. Assolutamente, in chiusura una battuta, quindi ricordatevi. Sì, nel senso che, ripeto, è un problema di risorse ma anche un problema di scelte, insomma, di quello che il welfare, eh, se si investe nel welfare, si investe anche nel lavoro, perché il, il welfare da lavoro nel nostro paese a 5 milioni di persone è e fai questo fai. si può incrementare. Per cui non è che quando investo in welfare spendo soltanto. Assolutamente ma anche no, no è, è un investimento che tiene tutto un meccanismo. Lavoro. Allora è quel circolo virtuoso che potrebbe far ripartire in parte attraverso anche questo, questo settore. L'economia del nostro paese. Detto questo, io devo, devo chiudere perché siamo fuori tempo massimo. Grazie alle nostre ospiti della SPCGL, questa volta di Padova. Rinnovo quindi l'appuntamento. Ricordatevi: giovedì 30 maggio domani convegno tra le 15 e le 18 a Selvazzano Dentro, Piazza Beatrice de eh, Claricini, 12, ovvero l'Ira all'Ira eh, di fronte al di distretto socio sanitario. Di fronte al di, distretto socio sanitario, che è un altro punto molto importante da conoscere per tutti i cittadini. Momento di incontro e confronto con le istituzioni con le autorità competenti per trovare delle possibili soluzioni per le persone che hanno difficoltà, per gli anziani in difficoltà. Grazie ancora, noi ci troviamo prestissimo.